Buongiorno cari amici, oggi il Vangelo è veramente forte, 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 perché ci dà delle indicazioni che nella nostra vita delle volte noi trascuriamo un po'. In modo particolare mi riferisco al passaggio in cui Gesù dice: verrà lo Spirito e vi dirà tutta la verità. Perché lui non ce l'ha potuta dire tutta, perché noi non eravamo capaci di portare il peso. Ecco, allora mi fa pensare, no? Quante volte noi durante la nostra vita ci illudiamo e ci proponiamo di dire per forza tutta la verità. Quella verità che forse deve servirci per scagionarci da qualcosa, deve servirci per ferire l'altro. Ecco perché spesso noi in nome della verità facciamo dei grossi guai, danneggiamo le persone, le insultiamo in nome della verità. Ma se neanche Gesù ha potuto dire tutta la verità perché non eravamo capaci di portare il peso, se neanche Gesù ha detto tutto perché ha voluto aspettare i tempi e i modi giusti, perché noi ci illudiamo di dover dire tutta la verità e ci illudiamo di dover danneggiare anche l'altro attraverso questa verità? Perché tante volte invece la verità noi preferiamo che sia taciuta, quando invece non fa comodo a noi. E allora questa verità noi ce la giriamo un po' come ci fa comodo a noi. Quando è una verità che ci riguarda, allora è meglio che sia taciuta. Quando è la verità che riguarda gli altri, allora invece deve essere detta, deve essere manifesta. Invece Gesù oggi ci sta suggerendo proprio questo: la verità va detta, ma nei modi giusti e nei tempi giusti. Quando l'altra persona ha anche la possibilità di comprendere quella verità che tu gli stai per dire, quando l'altra persona ha la capacità e la voglia di assimilare quello non come un rimprovero, ma come un atto di amore. E allora, cari fratelli, impariamo sempre da Gesù a essere coloro che aspettano il tempo opportuno per fare le cose, per dire le cose. Buona giornata.